Salve a tutti, rieccomi qui. Come vi avevo promesso, vi avrei fatto vedere come avrei concluso il mio lavoretto di Natale. Dopo aver fatto quindi tutti i cuoricini, sono andata alla ricerca del famoso nastro. Come vi avevo detto, sono andata al mercato sabato e, come voleva si dimostrare, non ho trovato niente. Allora i vari rivenditori mi hanno detto vabbè, passi magari dal negozio, molto probabilmente ce l'abbiamo, lo troverà. Lunedì sono andata in negozio e purtroppo quello che avevano era poco. Allora hanno chiamato il fornitore, il quale ha detto vabbè, mercoledì pomeriggio vi faccio avere il nastro. Sono ritornata oggi pomeriggio sperando di trovare finalmente i metri che mi occorrevano, perché avevo calcolato circa 20 metri di nastro, e ho avuto la spiacevole sorpresa che il rivenditore aveva portato dei nastri, sì, come li volevo io, però realmente, scusate un attimo, rieccomi, e non ricordo però dove ero arrivata, perché adesso la testa sta con quello che devo fare dopo. Va bene, ricapitolando, allora io vi stavo dicendo comunque che alla fine ho dovuto ricambiare di nuovo l'idea. Avevo pensato di fare qualcosa con tre cuoricini, però vista la quantità limitata di nastro che ho trovato, ho dovuto ripiegare adesso su due. Il lavoretto finito, ne ho già fatto uno proprio per vedere un pochettino come andava, e questo qui. Che dite? Riuscite a vederlo bene? Vi piace? Ecco qua, un fiocco d'amore, un nodo d'amore, scusate, con due cuoricini, con dei pendenti. Allora, cosa ho fatto? Nel mio girovagare in questi giorni sono ricapitata all'Epicasa e ho trovato queste decorazioni per le natalizie. Ma mi hanno attirato, bene o male, con un po' di sbilluccichio, comunque ci vuole a Natale, non facciamo brillare qualche cosa. E così li ho presi. Ho avuto l'idea praticamente di utilizzarli tagliandone una parte fino a qui. Dopodiché lo infilo dal lato del cuoricino da dove noi abbiamo tirato via il palloncino. Ah, volevo far vedere come li ho tirati via, però purtroppo non posso perché in casa non vendo niente da fare. Mi sono divertiti loro a tirarli tutti quanti fuori i palloncini, per cui adesso non ve lo posso fare vedere, posso soltanto far vedere i palloncini fuori dal cuoricino. E pazienza, comunque ecco qua, la prima parte è stata fatta, come vedete, semplicissimo. No, di nuovo il telefono, non dire che mi devo rifarmi di nuovo la registrazione, perché francamente io sono sicura che stasera il diavolo ci ha messo la coda. Allora lasciamo perdere. Come ho detto, questo è il cuoricino finito. Ne avevo già un altro già pronto, perché comunque me li avevo preparati un pochettino, ho già fatto un po' di prove. Il nastro che cercavo era un nastro a quadrettini rosso, questo qui, e ne volevo circa 20 metri, avevo calcolato, e invece l'unico che sono riuscita a reperire è stato soltanto 12 metri. Se ne volevo 20 metri avrei dovuto aspettare la settimana prossima, ma non c'era più tempo, perché comunque sia a scuola gli impegni sono uno dietro l'altro, mercatino per l'Unicef, la recita, le prove generali, cioè, sarebbe stato umanamente impossibile per me riuscire a fare tutto. E quindi mi sono dovuta adattare, ho detto che invece di usare due cuoricini, appunto, ne uso, di usarne tre, ne uso due. Scusatemi, stasera con la testa sto un po' così. Vabbè. Allora, questo è il nastro che io ho tagliato, 80 cm di nastro. E vi assicuro che un lavoretto che si fa in brevissimo tempo, non ci vuole niente.
ne lascio una parte più lunga e una parte più corta, prendo i due capi e li piego in due, vedete così, dopodiché faccio il nodo d'amore, eccolo qua. Un pochettino senza stringerlo troppo perché altrimenti sembra poi una corda e noi non dobbiamo impiccare nessuno. Adesso lo piego, prendo la colla a caldo, lo sto facendo io perché la colla a caldo, lo sapete meglio di me, se ne cade anche una piccola goccia, anche una piccola goccia sulla mano, vi sfellate, vi scorticate la pelle. C'è mio figlio che sta cercando di dirigermi, di fare il regista praticamente per l'inquadratura. Meno male che ogni tanto qualcuno in casa mi aiuta, non è che un po' mi lasciano veramente sola sola. Un po' troppo caldo, aspettate un attimo, accidenti. Abbiamo incollato il primo cuoricino. Facciamo la stessa cosa con l'altro capo. Il fiocco, la colla a caldo, allora a casa mia non vi dico che cosa c'è qua, tra lui che fa il falegname e io che boh, non so che cosa faccio. Fatto, un po' di colla, ed eccoci qua, il lavoro è finito, bene fare, è carino, non so se potete vedere tutto quanto da lontano, eccolo qui, il nostro regalino di Natale. Ratellino appeso. Ma se volete potete pure, non so, scriverci un buon Natale con una penna dorata, con un glitter sul nastro, se volete proprio farlo natalizio. Siccome io non voglio, come avevo già detto, non voglio che sia una cosa da usare soltanto a Natale, ma comunque il bambino se la può pure attaccare nella sua cameretta, vicino magari alla libreria della cameretta, un po' come ricordo. Per abbellire la stanzetta sua. Vabbè, spero che vi sia piaciuta l'idea, non è niente di eccezionale, una cosa semplicissima, un fai da te che non richiede né un particolare impegno né un dispendio, già, non andrete in fallimento, insomma, non con il capitale. E alla prossima, ciao ciao!